La riduzione del numero di deputati e senatori, misura richiesta a gran voce dall'opinione pubblica, potrebbe diventare presto realtà. I tecnici di PD, PDL e Terzo Polo stanno lavorando ad una bozza di riforma costituzionale finalizzata a modificare gli articoli 56 e 57 della nostra Costituzione. Il testo prevede nello specifico un taglio del 20% del numero dei parlamentari. Tra le altre modifiche previste, l'abbassamento dell'età necessaria per l'eleggibilità nelle due Camere. Per occupare uno scranno a Montecitorio saranno sufficienti 21 anni di età contro i 25 attuali, mentre per quanto riguarda Palazzo Madama potranno essere eletti senatori cittadini che abbiano compiuto almeno 35 anni di età. Attualmente l'età richiesta è di 40 anni. La proposta dei tecnici delle riforme, però, non si ferma qui. All'interno della bozza è prevista anche la semplificazione del procedimento legislativo, con il superamento del cosiddetto bicameralismo perfetto ed il potenziamento del ruolo del Presidente del Consiglio. Onorevole, lei è tra i promotori di una riforma costituzionale che prevede tra le altre cose la riduzione del numero dei parlamentari. In cosa consiste? Ma guardi, si sta ragionando intorno all'ipotesi di ridurre il numero complessivo dei parlamentari di un 20%, il che significa 500 deputati e 250 senatori all'ingrosso. È un'ipotesi di lavoro che allo stato dell'arte mi pare trovi una convergenza abbastanza ampia fra quantomeno tra coloro i quali hanno partecipato a questo gruppo di lavoro. Mi pare che abbia senso, non è un indulgere alla, come dire, al desiderio di sangue che si muove dall'area dell'antipolitica, ma è una forma di razionalizzazione che viene fatta avendo a riferimento un po' parlamenti di paesi di uguale grandezza demografica e al tempo stesso avendo a riferimento un'attività delle Camere sviluppata in una dimensione di diversificazione quindi non più di bicameralismo simmetrico e perfetto come oggi. In sostanza, per dirla fuori dal dalle parole complicate. Mentre oggi Camera e Senato fanno la stessa cosa con una doppia lettura, quindi una proposta di legge viene affrontata alla Camera, approvata alla Camera, poi passa al Senato e viene approvata al Senato, e se c'è una modifica deve rifare il giro. L'ipotesi su cui si sta lavorando è quella di una proposta di legge approvata da, e quindi che diventi legge definitivamente con l'approvazione di una sola Camera, avendo distribuito prima le competenze e le responsabilità. Questo mi sembra anche un modo per risparmiare tempo e per fare le cose in modo assolutamente più efficiente. In questo caso il numero ridotto ci sta tutto. L'opinione pubblica alla notizia non sembra soddisfatta, chiede sempre di più. Che cosa deve fare la politica per riacquistare il suo primato? Innanzitutto diventare più decente, nel senso che l'opinione pubblica forse non arriva sempre a percepire un dato. Il problema della politica è la qualità del prodotto politico, è la qualità dei suoi attori. Io non ho memoria di, eguale reiezione da parte della pubblica opinione nei confronti della classe politica dirigente ai tempi di Aldo Moro, ai tempi di Berlinguer. Non c'è stato mai una forma di antipolitica, per quanto l'antipolitica, così come giornalisticamente noi abbiamo imparato ad accettare questo termine, in quella stagione non si traduceva in forme di rifiuto della politica. Oggi bisogna che la politica torni ad essere fatta da persone capaci, competenti, il che non significa gestori di tecnicalità, ma capaci e competenti significa in un modo direi assolutamente necessario collegati al consenso popolare, cioè che la gente possa scegliere. Una riforma elettorale che tolga via questa cosa ignobile delle liste bloccate e dei capi che decidono chi è che deve venire in Parlamento, francamente aiuterebbe. Il Presidente del Consiglio Mario Monti ha ricevuto presso Palazzo Chigi il Ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schäuble.
Nel corso della conferenza stampa di rito, il Premier ha ribadito l'amicizia tra Italia e Germania ed ha rilanciato l'impegno comune dei due paesi per portare l'Europa fuori dalla crisi e rendere più stabile l'economia continentale. Da quando ho questa posizione, i rapporti con il governo tedesco, con la cancelliera Merkel, con il ministro Schäuble hanno costituito un riferimento costante per noi, e in questo quadro si iscrive la visita che il ministro ci ha fatto oggi a Palazzo Chigi. L'incontro è stato molto utile e significativo, soprattutto per quanto riguarda lo scambio di opinioni su questa fase che speriamo sia al tempo stesso di uscita dalla crisi finanziaria legata soprattutto al caso greco e di ingresso in una stagione di maggiore crescita dell'economia europea. Abbiamo insieme discusso gli sviluppi più recenti, il trattato sul fiscal compact, i miglioramenti nella governance dell'Eurozona e in particolare ho avuto modo di informare il ministro Schäuble degli sviluppi della politica economica italiana nella direzione dell'Europa, compreso il fatto che ieri la Camera dei Deputati ha approvato con una larghissima maggioranza l'introduzione della regola del pareggio di bilancio nella Costituzione. L'Europa è sul giusto cammino nonostante tutti i problemi che dovevamo affrontare negli ultimi anni e penso che le dovremo affrontare ancora per un bel po'. Però l'Europa ha intrapreso il giusto cammino e non ultimo anche grazie ai buoni sviluppi in Italia e con l'Italia. E per questo l'Italia e il governo italiano, nonché il Presidente del Consiglio Monti, una speranza per l'Italia, ma anche una speranza per tutta l'Europa. E veramente è sempre di nuovo un piacere vedere con quale coerenza si fa passo dopo passo quello che è la nostra convinzione comune, e cioè che per tanto tempo in modo amichevole abbiamo cooperato per questa Europa comune. Importante è quindi di capire che i problemi dell'uno sono gli stessi di quelli dell'altro. Non ci sono delle soluzioni contro, ma solo delle soluzioni insieme. L'Aula della Camera ha votato la fiducia al decreto semplificazioni. 479 deputati a favore, 75 contrari e 7 gli astenuti. Il governo conferma quindi l'ampia maggioranza a Montecitorio, nonostante le tensioni degli ultimi giorni. Il provvedimento passa adesso all'esame del Senato. Il mondo politico, intanto, commenta la notizia. Secondo l'azzurro Stefano Saglia, il decreto è perfettibile. C'è un tema molto caldo che è quello della scuola. Bisognerà trovare risorse per stabilizzare i precari e per far entrare i giovani nel mondo della scuola. Saglia si è anche detto soddisfatto per quello che ha definito un punto a favore del provvedimento, la liberalizzazione della telefonia fissa. Sul fronte del Partito Democratico, anche Oriano Giovannelli si dimostra abbastanza soddisfatto. Quello sulle semplificazioni è un buon provvedimento, ha affermato l'esponente del PD. Ne sono convinti tutti i gruppi parlamentari. Tuttavia, ha continuato, credo sia giusto aprire un dibattito sulla scuola. Siamo insoddisfatti della soluzione trovata, ha concluso Giovannelli, ma la battaglia continua. Tutto è perfettibile, ci sono due temi molto grandi, uno riguarda la scuola, bisognerà trovare delle risorse per non tanto stabilizzare solo i precari ma anche far entrare i giovani nel mondo della scuola, e invece un punto a favore è la liberalizzazione della telefonia fissa per far pagare di meno i cittadini anche il telefono di casa. Sono convinto che si sia creata una consapevolezza fra tutti i gruppi che questo è un buon provvedimento e che sono stati fatti dei passi avanti migliorativi proprio nel lavoro parlamentare. Credo che sia giusto aver aperto questo dibattito con la forza con la quale l'abbiamo aperto. Siamo insoddisfatti per la soluzione fino adesso trovata, ma la battaglia continua. Quello che non possiamo digerire assolutamente è l'atteggiamento di alcuni sottosegretari di mancanza di rispetto nei confronti della funzione del Parlamento.
Dopo la stretta nei confronti delle retribuzioni dorate dei manager pubblici, con il tetto agli stipendi già in vigore da qualche giorno, i principali partiti di maggioranza hanno presentato una proposta di legge per estendere l'applicazione della norma anche ai presidenti delle autorità indipendenti. I promotori dell'iniziativa hanno optato per la presentazione di un DDL dopo che non era stato possibile inserire un emendamento al decreto semplificazioni a causa della difformità di materia. L'azzurro Renato Brunetta, ex ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ed il democratico Gianclaudio Bressa, tra i firmatari del disegno di legge, commentano la loro proposta ed illustrano l'iter del provvedimento. Noi abbiamo, con un disegno di legge firma Bressa, Brunetta, Lanzillotta ed altri, inteso correggere dal punto di vista tecnico le dizioni che si prestavano a interpretazioni non perfettamente univoche contenute nel Salva Italia. Il decreto del Presidente del Consiglio comunque entrerà subito in vigore, quello che ha avuto i pareri di Camera e Senato la settimana scorsa, quindi il tetto ai manager è operativo, sarà operativo penso dalla prossima settimana. Nel frattempo ci sarà la legislativa, cioè l'approvazione in sede legislativa di questo mini disegno di legge di tipo correttivo, che non solo corregge alcune dizioni tecnicamente inappropriate, ma estende anche alla pubblica amministrazione periferica il meccanismo dei tetti. Era necessario perché la norma originaria aveva un margine di ambiguità. Con questa si è chiarito che sono interessate tutte le pubbliche amministrazioni, tutte le autorità amministrative indipendenti e le regioni dovranno adeguare con proprie leggi a questa legge le proprie normative. Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, i due militari italiani detenuti in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori del luogo, continuano a ricevere la solidarietà del mondo politico che si sta mobilitando per favorire il loro rientro in Italia. L'ex ministro della difesa Ignazio La Russa, promotore insieme al PDL dell'iniziativa Salviamo i nostri Marò, ha organizzato una maratona oratoria a sostegno dei nostri connazionali. L'incidente è avvenuto lo scorso febbraio nelle acque internazionali al largo delle coste indiane. I marinai italiani, imbarcati sulla petroliera Enrica Alexie, con la finalità di difendere carico ed occupanti dagli attacchi dei pirati, avrebbero sparato su un peschereccio non identificato che non avrebbe risposto ai segnali di avvertimento lanciati dalla nave italiana. Su richiesta dell'Italia, anche l'Unione Europea si sta attivando per trovare una soluzione soddisfacente. La giurisdizione per atti compiuti a bordo di un'imbarcazione in acque internazionali, secondo la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, è dello stato di bandiera della nave stessa. Le polemiche, tuttavia, non si placano. Mentre il Partito Democratico, per bocca di Ettore Rosato, auspica la ripresa dei rapporti diplomatici con il governo indiano, il dipetrista Massimo Donadi chiede che il ministro degli Esteri Terzi venga a riferire in aula. Secondo il capogruppo dell'Italia dei Valori a Montecitorio, l'esecutivo deve intraprendere azioni più incisive per fare chiarezza sulla vicenda. Io credo che noi dobbiamo riprendere un filo diplomatico molto netto e chiaro. Noi stiamo facendo, rivendicando un diritto, il diritto internazionale che ci vede dalla parte della ragione. Poi è naturale che ci sia un movimento civile che riprenda il diritto di questi nostri due concittadini, peraltro servitori dello Stato, di essere trattati secondo il rispetto delle leggi. E penso che in India di questo il governo indiano, che è un governo amico, un paese con cui stiamo intessendo sempre più relazioni, debba tenerne ben conto. Noi stiamo rischiando di pagare il prezzo di uno scontro politico interno in India, il cui a pagare veramente il prezzo più alto sono proprio i nostri due connazionali. Sulla vicenda dei due marò trattenuti in India, l'azione del governo è stata fino a qui debole e tentennante. Il ministro Terzi venga a riferire in aula e il governo assuma iniziative più incisive per riportare al più presto i due militari in Italia. Si è svolta a Roma, presso la Sala dei Presidenti di Palazzo Giustiniani, la presentazione del libro Combook, come comunicare con i social network, di Andrea Benvenuti e Salvo Guglielmino. L'evento è stato occasione di dibattito per il mondo politico, giornalistico e sindacale. Il ruolo ricoperto da internet, ed in particolare dai social network, è noto a tutti. L'avvento dell'era digitale ha completamente rivoluzionato il modo di comunicare e relazionarsi nel XXI secolo. I partiti politici e la carta stampata, quindi, non possono non tener conto delle nuove esigenze determinate dall'incredibile sviluppo tecnologico degli ultimi anni. A fare gli onori di casa il democratico Benedetto Adragna, questore del Senato. Sono poi intervenuti, nel corso dell'evento, i deputati Antonio Palmieri ed Enrico Letta, i giornalisti Mario Sechi e Sergio Rizzo ed il segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni.
Il passaggio fra l'1.0 e il 2.0 segna la svolta. Cioè, da una condizione assolutamente ineludibile, che era quella di una comunicazione in cui tu non potevi interagire, in cui tu accettavi, rilevavi e tenevi conto di quello che veniva espresso, invece questo passaggio che segna autenticamente una svolta nel modo di vivere ruoli, posizioni, messaggi, conoscenza, rapporti e soprattutto interazione. Nel 2005 organizzai un convegno alla Camera portando per la prima volta blogger dentro la Camera e correndo dietro la tentazione della facile battuta d'effetto per cercare di carpire l'attenzione dei giornalisti, cosa che insomma non si deve mai fare, definì internet, e chiedo scusa alle signore per quello che sto per dire in questo momento, definì internet il Viagra della politica. Il Viagra, vedi che c'è chi annuisce, perché l'unica cosa che rimane, uno lavora per quasi 20 anni, l'unica cosa che resta impressa è una scemenza. Ma la scemenza in realtà serviva a dire una verità, cioè dire: io ero e sono convinto che attraverso questo tipo di strumento, che non sostituisce NB, l'uso degli altri media e non sostituisce il rapporto diretto con le persone, e anzi, se ben usato, provoca rapporti diretti con le persone, incontri concreti con le persone. Oh, dicevo, Viagra della politica, perché sono convinto che internet, come dire, serva a ravvivare il rapporto tra il cittadino, ma non la politica, che è una roba che non esiste perché è astratta, e il singolo parlamentare. I nostri politici sono scatenati, cioè sono tutti quanti con Twitter, Facebook, cioè è diventata poi il linguaggio comune questo. Se non fai un tweet, io alle volte sono sbalordito dalla familiarità con cui vengono citati certi strumenti da parte dei nostri politici. Peccato che però poi alla fine l'uso che se ne fa di queste cose sia fondamentalmente verbale. Tanto per parlare del sito del PDL, io ho provato qualche settimana fa a cercare il bilancio sul sito del PDL e non l'ho trovato. Allora ho chiamato il tesoriere, che è Crimi, il quale non c'era. Insomma, per farvela breve, ho parlato con la segretaria, che me l'ha mandato per fax il bilancio del PDL. Io ho trovato sinceramente la cosa singolare, cioè, perché questi strumenti offrono un'opportunità straordinaria alla politica, no? Cioè, di colmare una lacuna che è una lacuna proprio classica, italiana, che è quella della mancanza di trasparenza. Allora, forse prima di, diciamo, twittare, Facebook, eccetera, bisognerebbe partire da qui, cioè dai fondamentali. Io mi aspetterei che su tutti i siti di tutti i partiti, ora non so quanti altri non l'abbiano sul sito, e penso che presto ci sarà anche su quello del PDL, ma penso che come dato fondamentale ci dovrebbe essere innanzitutto questo. Non è che qui stiamo parlando di un segmento. Questo segmento rimarrà un segmento, il resto può continuare così com'è, perché tanto, diciamo, continuerà a farsi politica nel modo tradizionale, continuerà a farsi giornalismo nel modo tradizionale, poi c'è un segmento che invece è il segmento influenzato dai nuovi strumenti, dai new media. Il ragionamento che io mi sento di fare con grande forza è che è esattamente come il passo dal cinema muto al cinema parlato, nel senso che sarà tutto coinvolto da questo mutamento, perché inerzialmente il nostro paese sta cominciando a digitalizzarsi. Inerzialmente vuol dire che oggi sono 400 comuni, domani saranno 5.000 e un giorno saranno 8.000. Inerzialmente vuol dire che il numero di fax già oggi non te lo dà più nessuno, ma qualche anno fa ancora te lo davano, e fra qualche anno nessuno lo darà mai più, ma sono fenomeni che arrivano da noi 10 anni dopo di quanto sono arrivati negli Stati Uniti. La Banca Centrale Europea ha concesso alle banche europee liquidità per 529,5 miliardi di euro. Alle banche italiane sono finiti 139 miliardi. Con questi soldi il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, si aspetta adesso che le banche finanzino il credito alle imprese e alle famiglie. Intanto lo spread italiano migliora quotidianamente, attestandosi intorno ai 310 punti.
Sono molte le notizie che questa settimana meritano attenzione. Si è concluso il secondo finanziamento della Banca Centrale Europea. È stato firmato il Fiscal Compact. È sceso lo spread dei nostri titoli di Stato. Andiamo con ordine. Dove va il denaro che la Banca Centrale Europea presta alle banche dei Paesi membri? Gli istituti di credito utilizzano queste risorse nel seguente modo: per comprare altri titoli di Stato, per pagare le emissioni in scadenza, per aumentare la loro liquidità e soprattutto dovrebbero utilizzare questi fondi per incrementare il credito a famiglie e imprese. Che cos'è il Fiscal Compact? Il Fiscal Compact è la nuova disciplina di bilancio fortemente voluta dalla Germania che fissa i criteri del pareggio di bilancio e del rapporto debito pubblico-PIL che non può essere superiore al 60%. Subito dopo la firma di questo trattato, di questo patto di bilancio fortemente vincolante, la Spagna ha dichiarato che non sarà in grado di rispettare gli obiettivi di disavanzo fissati per il 2012. Questo a dimostrazione che in fase di recessione le misure di rigore, se non sono accompagnate da misure di crescita, sono inutili. Arriviamo allo spread dei nostri titoli di Stato. È vero che è sceso, ma è sceso più che altro per una ritrovata credibilità del nostro paese che per un miglioramento dei fondamentali economici. Questo significa che per mantenere la credibilità sui mercati e per evitare ulteriori manovre occorre tagliare il debito pubblico, altrimenti non ci saranno le risorse per lo sviluppo e per le riforme fatte e le riforme da fare. Rete Imprese Italia ha presentato la propria proposta al governo sulla riforma del lavoro. La riforma del lavoro, hanno fatto sapere, deve essere discussa con tutte le parti interessate e non deve favorire i soliti noti. Non si possono mettere le piccole e medie imprese sullo stesso piano delle grandi industrie. Le piccole e medie imprese hanno un rapporto col lavoratore assolutamente diverso da quello che un'industria ha con un operaio. Addirittura alcune imprese preferiscono chiudere l'attività piuttosto che licenziare i lavoratori. L'ipotesi di uno strumento unico per tutti i comparti appare inopportuno, inadeguato a rispondere alle specificità settoriali, strumentale per drenare risorse da un comparto all'altro. Non sono infatti casuali esperienze di sostegno al reddito dei lavoratori in periodi di crisi aziendale e di sospensione delle attività produttive. Esempio, i lavoratori dell'artigianato hanno la possibilità di accesso a strumenti quarantennali gestiti dalla bilateralità che hanno sostituito di fatto l'assenza di ammortizzatori sociali ordinari. L'obiettivo principale della riforma del lavoro deve essere la crescita dell'occupazione. E quindi no all'irrigidimento di regole, no a incrementi di costi, perché tutti e due questi fattori sono elementi scoraggianti per l'occupazione. Le imprese nel nostro settore, come ha detto prima Venturi, mettono oggi già a disposizione grandi risorse su altri strumenti, ne sono stati citati due, IMSS e INAIL, che sono per i nostri settori fortemente attivi, e quindi questi strumenti e queste poste positive potrebbero essere utilmente utilizzate per questo tipo di progetto. Ma torno a dire, c'è un problema di definizione innanzitutto del progetto, e quindi in qualche misura c'è da parte nostra un po' anche una contestazione del metodo d'approccio al tema. Questa discussione sulla riforma del mercato del lavoro è partita male e abbiamo perso, secondo me, un bel po' di tempo, e è sotto gli occhi di tutti che abbiamo perso tempo, perché di fatto si è bloccata la riflessione, perché uno non può immaginare di adattare un sistema che magari funziona benissimo in qualche altro paese a un paese come il nostro, senza conoscere bene non solo il mercato del lavoro e la complessità del mercato del lavoro che c'è in Italia, ma anche i numeri esatti di tutto quello che in questi 3 anni difficili ha comportato di investimenti sugli ammortizzatori sociali.
noi abbiamo una foto sfocata del nostro paese, o meglio abbiamo una foto datata che serve ad alcuni. Noi vorremmo invece che la foto, visto che le analisi e le diagnosi sono state fatte da tempo, ma le medicine ancora tardano ad arrivare, e in ristrettezza di risorse, che le medicine siano esatte, perché se no facciamo la solita operazione che serve a qualcuno di rappresentare un'Italia che lavora che non c'è o che non esiste, e di trovare delle soluzioni inadatte. Noi siamo qua per dire: confrontiamoci sui numeri, vediamo quali sono le contribuzioni dei settori, perché questo è un paese fatto di settori, e allora voler mettere tutti sullo stesso calderone è sbagliato, è profondamente sbagliato, perché continuiamo a fare delle operazioni dove ci sono i soliti che prendono e non danno, e ci sono purtroppo i soliti che danno e non prendono. Noi interveniamo e accendiamo i fari sulla necessità di ripensarle le città. Le città sono sempre state, diciamo, il grande orgoglio di questo paese, lo è storicamente, almeno da quasi 1000 anni. In questa fase noi, l'idea è che si debba ritornare a mettere al centro delle politiche pubbliche il ruolo delle città, perché lì è gran parte delle emissioni di CO2, ma lì è anche la possibilità di sviluppare un'economia nuova che dia lavoro, che dia spazio alle professionalità e che migliori la vita dei cittadini. Al via la 23esima edizione del Giro d'Italia del Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato, presentata a Roma presso il binario numero 1 della stazione Termini, con la partecipazione del Ministero dell'Ambiente e di Enel Green Power. Un convoglio speciale per un viaggio speciale, un mese, 8 tappe lungo la penisola, perché la sostenibilità presente e visibile a bordo nelle sue molteplici applicazioni in una vera e propria mostra itinerante arrivi a tutti. Insomma, un viaggio per educare, sensibilizzare e promuovere le buone pratiche per la tutela dell'ambiente e della qualità della vita. Un viaggio verso il futuro, tenendo d'occhio però il presente. Come ogni anno infatti, il Treno Verde effettuerà un monitoraggio dell'inquinamento in ogni tappa. I cittadini potranno sapere in tempo reale lo stato di salute della propria città. In conferenza stampa poi tutti hanno sottolineato la necessità di ferro del paese, vale a dire la riduzione del trasporto merci su gomma per favorire invece il trasporto ferroviario. Se non c'è una nuova politica per il trasporto delle merci, rischiano queste ferrovie di rimanere vuote. Siamo l'unico paese dove ancora non esiste una politica di incentivazione o di disincentivazione legate al trasporto su gomma. Questo ultimo deve servire per la distribuzione delle merci, non per il trasporto di grandi masse e lunghe distanze. Ovvio però che se la ferrovia deve competere con la lunga teoria di camion che vengono dall'est, ove i camionisti sono disposti a stare 15 ore a un volante, aspettare 24 ore dentro i camion in attesa del ritorno e ritornare con 15 ore ininterrotti a destino, non c'è nessuna possibilità di fare un'operazione che venga a convertire questo mondo. Ci troviamo di fronte ad un sistema che è strangolato da un'organizzazione del trasporto che è prevalentemente su gomma e che è in grado di ricattare l'economia del nostro paese. Dobbiamo uscire fuori da questa situazione per ragioni economiche ovviamente e per ragioni ambientali. E perciò, se ce la faremo, quest'anno potrebbe essere l'anno che indica alcune misure per far muovere lo spostamento di modalità. Queste misure in parte sono quelle che ricordava Moretti, che sono sostanzialmente usare la leva delle tariffe, la leva fiscale, e dall'altro però abbiamo bisogno di misure infrastrutturali, perché altrimenti, se non si crea capacità di offerta di capacità di trasporto, sarà molto difficile raggiungere gli obiettivi. Questo è un tema non da poco, però credo che una valutazione di conto economico e di conto ambientale dovrebbe in qualche modo favorire anche l'individuazione delle misure
per investimenti di medio e lungo periodo che si muovono in questa direzione. Insieme per promuovere il treno verde, Legambiente e Ferrovie dello Stato hanno espresso però pareri differenti sul tema caldo degli ultimi giorni, la TAV. La mia opinione è che i corridoi europei servono per costruire un'infrastruttura che oggi l'Europa non ha e che serve per poter competere con gli altri grandi del mondo che stanno investendo decine di migliaia di miliardi in investimenti infrastrutturali, se pensi alla Cina e al suo piano degli investimenti. L'opera è sostanzialmente inutile o quantomeno non rientra nelle priorità di questo paese. Ne abbiamo altre di grandi opere indispensabili. Noi non abbiamo nessun preconcetto nei confronti dell'alta velocità, pensiamo per esempio all'intervento dell'alta velocità tra Napoli e Bari, sia assolutamente indispensabile per il paese. Abbiamo molti dubbi sulle 7 autostrade lombarde per esempio, come su questa in Valsusa. E poi io francamente non capisco a cosa serva l'alta velocità o comunque l'alta capacità per trasportare le merci. Non credo che sia questo il futuro della modernizzazione del paese. Ancora una lettera inviata al Ministro della Salute Renato Balduzzi, ancora una richiesta di intervento in relazione al rapporto uomo-animali. Non si tratta di vivisezione stavolta, ma di randagismo. L'ANVI, l'Associazione Medici Veterinari Italiani, si è rivolta al Ministro dopo i gravi e noti fatti di aggressioni di cani nel Livornese ed in provincia di Milano, costati la vita a due uomini. Facile dare la colpa ai cani invece di cercare, ed è questo che l'ANVI chiede al Ministro, le responsabilità politiche ed amministrative. Noi abbiamo una legge che è vecchia ormai di 20 anni, perché è del 91, la 281 del 91, ma già in questa legge direi che sono già presenti delle novità importanti e comunque degli articoli che permettevano, se applicati, un controllo anche efficace del randagismo. Su cosa si basa? La legge 281 si basa innanzitutto sul controllo della popolazione canina tramite le sterilizzazioni, e questo è alla base della lotta al randagismo, quindi la sterilizzazione degli animali randagi. Purtroppo su questo siamo un po' in ritardo, e è per questo che l'ANVI chiedeva e chiede al Ministro un intervento urgente per una sterilizzazione a tappeto dei cani che sono presenti sia all'interno dei canili ma anche quelli randagi. Le ASL veterinarie non ce la fanno ovviamente a fare queste sterilizzazioni, e noi mettiamo sul terreno le 7.000 strutture veterinarie libere professioniste che potrebbe in brevissimo tempo realizzare veramente una sterilizzazione a tappeto. Facile generalizzare quando è evidente che ci troviamo di fronte due fenomeni differenti: cani mal custoditi e cani randagi non sono la stessa cosa e necessitano pertanto di interventi diversi, volti comunque a tutelare il benessere animale e chiaramente la vita umana. Gli episodi di Livorno e di Milano non vanno inquadrato nel fenomeno del randagismo vero, perché qui su questo bisogna. Sono due episodi che ovviamente poi hanno fatto riaprire la discussione sul problema del randagismo. Sia nel caso di Livorno sia nel caso di Milano si tratta di animali di proprietà gestiti male, in tutti e due i casi, perché a Milano è sicuro che si trattino di animali, di cani appartenenti a un gruppo di Rom, a un accampamento Rom, e nel caso di Livorno erano cani gestiti male da una persona che non li sterilizzava, che non li aveva microchippato, che gli dava da mangiare e che li teneva un po' così. Quindi sono due casi leggermente diversi. Però ovviamente è stata l'occasione per far ovviamente ritornare un pochino, ripuntare i riflettori sul problema del randagismo, che in effetti è un problema che è molto presente nelle regioni del sud, quindi la Campania, la Puglia, la Calabria, la Sicilia, la Basilicata. Qui ci sono i veri cani randagi, che sono animali che vivono liberi, che non hanno un proprietario, che cercano di alimentarsi come possono e che si riproducono liberamente.
Questo è il vero cane randagio.